Oggi indaghiamo su un cult dell'anno 1990 con la grandissima coppia Renato Pozzetto e Paolo Villaggio in Le Comiche. Indossate gli occhiali perché avremo anche un testimone oculare. E io cosa dovevo fare? Mettergli le mani addosso? Picchiare uno con gli occhiali? Così sarei passato dalla parte del torto. Sì, ma lui non ha gli occhiali. Ma per menarmi se li hai messi. Oh! Inizialmente Neri Parenti voleva ispirarsi a quelle che una volta venivano chiamate le comiche finali, dei cortometraggi proiettati alla fine dei film più lunghi, solo che poi si decise di riadattare quello stile in bianco e nero alla comicità anni 90. Non si bussa? E se ero nudo? Altro riferimento al passato riguarda la prima scena del film, in cui Paolo Villaggio e Renato Pozzetto escono letteralmente dallo schermo del cinema. È un omaggio all'arrivo del treno alla stazione di La Ciotate dei Fratelli Lumière, che è uno dei primissimi film proiettati nella storia del cinema. E leggenda vuole che gli spettatori dell'epoca fuggirono per paura di essere davvero travolti dal treno. Il film dei Lumière è citato anche in Super Fantozzi del 1986. E siccome stiamo parlando del ragionierugo, secondo voi come va a finire? Ma non vedete che è una semplicissima illusione ottica? Ma veniamo al cast delle nostre comiche. Pur avendo cominciato insieme negli anni 60 con il cabaret e la televisione, questo è il primo film della coppia Villaggio e Pozzetto, che sul set si sono divertiti tantissimo. Neri Parenti ha raccontato che sembravano due eterni bambini e scherzavano sempre anche con la troupe. Voilà. Opsi! Del rapporto tra Pozzetto e Villaggio ci ha parlato il nostro testimone chiave, che però ha preferito rimanere anonimo, e noi giustamente rispettiamo la sua scelta. Passavamo le vacanze insieme perché lui aveva una casa a sud a Bonifacio, a sud della Corsica, e io l'avevo appena qua ero un dirimpettaio, insomma, sulle bocche di Bonifacio a Maddalena, e quindi ci vedevamo per mare, ci rincorrevamo un po' con la radio perché ancora non c'erano i telefoni. E io avevo, lui aveva i suoi bambini, eravamo giovani, e io avevo i miei. Trovavamo a fare il bagno con i miei figli, i miei nipoti, le mogli, eccetera. E un giorno, e poi stavamo fuori a mangiare, logicamente sulle spiagge, sulle barche, così. E un giorno lui comincia, dice ai bambini: oggi vi farò l'insalata di riso. Allora, va bene, i bimbi vanno a giocare, vanno a fare il bagno sulla spiaggia, ritornano in barca, allora l'insalata di riso era quasi pronta. Dice: adesso qui il riso è cotto, adesso tagliamo tutta la verdura, tagliamo i cetriolini, mettiamo le cipolline in piatto, dice: sì, mettiamo le cipolline, poi mettiamo un po' di olio buono, è quello che uso io a casa, per fare l'olio. Quando era tutto pronto, i bambini: andate a prendere i piatti, non io, in attesa di essere serviti. Prendeva questo contenitore del riso enorme, con 2-3 kg di riso, e lo buttavo in mare. No, silenzio pazzesco, e i bambini che si chiedevano: ma perché? Dice: scusate, non mi è venuto bene, domani lo rifacciamo. Questo è un po', sì, diciamo, sì, L'umorismo di Paolo, anche lui è un po' surreale nella vita privata. Comunque ci siamo divertiti, mangiavamo cose buone, ci siamo divertiti. E poi soprattutto i film sono andati bene, che è la cosa importante. Successi, sì, 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 sì. Ma a teatro come sì, va? Benissimo, benissimo, bene, bene. Beh, no, non posso proprio lamentarmi perché è uno spettacolo nuovo, il titolo lo dice, perché io ho sempre lavorato in teatro con Cocchi, con grandissimo successo e grande soddisfazione. Adesso lo spettacolo si intitola "Siccome l'altro è impegnato", l'altro è Cocchi, e quindi faccio uno spettacolo da solo, è una parentesi immagino, dove propongo le cose che anche ho fatto da solo, parlo anche di cinema, così. La gente si diverte, sono contento, perché era un po' rischio, poi un po' di, ne ho già fatti una decina di debutti. All'inizio devo dire che ero un po' in difficoltà da solo, perché sai, un conto è avere un interlocutore che conosci a memoria, e quindi no, però va bene, non posso lamentarmi. Bene, ringraziamo il nostro testimone anonimo, ma non avrebbe dovuto avere l'identità coperta. Vabbè, continuiamo allora a parlare del cast. Siete puliti? Io sì, guardi. Beh.
Io non tanto. Nel film è presente anche Pierfrancesco Villaggio, il figlio di Paolo, che interpreta due ruoli differenti nello stesso episodio. Prima fa la guardia nel locale dei Marsigliesi e poi è a capo della banda dei mercenari. I cochon entrano da qui. Altro attore da segnalare è Pasquale Africano, famoso per essere stato la guardia giurata della trasmissione di Forum. Nel film interpreta, doppiato, un uomo al quale Villaggio risucchia la suocera con il potentissimo aspirapolvere super magio. Scusi, ma mia suocera dove è andata? La sua suocera? Era un momento. Nelle nostre comiche c'è una location da brividi. La casa dei due gangster non è nient'altro che la villa alle rughe di Roma, famosa per essere stata la villa di tenebre di Dario Argento. Cosa c'è? Ti fa ancora male? No, adesso sto pensando. Nell'episodio del funerale, il pizzaiolo è un personaggio con l'anima di due grandi della commedia all'italiana. È interpretato da Ennio Antonelli, il mitico Manzottin di Febbre da cavallo oppure Spartaco Sacchi dei ragazzi della terza C. È doppiato da Angelo Bernabucci, il romanaccio scoperto da Carlo Verdone. Ma la famo finita con sta storia, aridatemi le pizze. Ma scusi, ma allora lei mi cadavere. Ah, qui si sono accorti, stanno tutti a baccaia, ma guarda se c'è dove aver forno a mezzo con la becca morto, mortaccia sua. Chiudiamo con un errore decisamente comico. Nella scena sulla spiaggia, Pozzetto e Villaggio si reincontrano con in sottofondo la canzone Only You e piove a dirotto. Ma guardate bene ai lati. Non è pioggia, sono due idranti. Bene, è giunta l'ora di gustarsi per l'ennesima volta un cult come le comiche. Arrivederla, peccato che non dà la mano. Arrivederci e presto. Arrivederla, Oh, che desidero? Non parto convinto.